Andrea Vaiani, perché la scelta di un bambino per raccontare un tema così forte come il rapporto col proprio dolore? Da un lato è lui che ha scelto me, a un certo punto si è imposto e è comparso sul monitor del mio computer e stranamente sul monitor del mio computer compaiono spesso dei bambini, ma questa volta era accompagnato ed era accompagnato da uno strano animaletto che però mi è stato subito evidente che era il suo dolore, era un bambino che si accompagnava al suo dolore e che scopriva in qualche modo andando avanti e indietro per la pagina del mio computer che poteva essere un compagno, che poteva essere un amico. E riuscire a metterlo fuori dal corpo e dunque a trasformarlo in un personaggio al bambino serve anche per capire che tutto sommato non è niente di cui avere particolarmente paura. Il dolore è veramente qualcosa di misterioso e che è difficile da definire, e quello che fa questo bambino tutto sommato è accettare che esista, accettare che gli sia compagno e capire delle cose nuove grazie a quelle cose che il dolore stesso ha insegnargli. Io stesso non l'ho voluto definire troppo. Questo è quello che prova a fare la letteratura, cioè di abbattere tutte le semplificazioni e andare là dove le cose fanno anche male, dove magari di audience se ne fa molto poca e però chi arriva fin lì sa di aver fatto un passo importante. Dei micro romanzi in cui c'è forte l'urgenza delle parole, potremmo definirlo così, mastica e sputa? Assolutamente sì, c'è bisogno assoluto, quasi vitale o essenziale di raccontare gli ultimi, perché gli ultimi sono parte della nostra società e si fa presto a diventare ultimi, basta inciampare o rallentare il passo e siamo ultimi. Spesso noi siamo lì a sprecare il tempo, a pensare cosa faremo domani, dopodomani, e questo ci porta via l'attimo. Non abbiamo un attimo per dare una carezza, non abbiamo un attimo per dare un abbraccio, sembra quasi che sia un gesto faticoso, oppure lo rimandiamo, adesso siamo imbarazzati e non c'è tempo. E invece io ricordo di aver vissuto 6 anni in questo istituto dei poveri a Trieste, dove eravamo in 300 ragazzi e dove ci è stato tolto tutto l'affetto, questa è la cosa più grave. E ogni volta lo dico, e senza retorica, che se in quell'istituto ci avessero dedicato 5 minuti di abbraccio al mese, molti di noi avrebbero raccontato altre storie o vissuto altre storie. Io racconto il dolore senza fantasticarci sopra, sono tutte storie o situazioni che incontro. Io lo dico spesso, faccio l'autista di parole, incontro le storie e poi le trasporto su carta. Però il dolore appartiene a tutti, no? Cioè, l'indifferenza è la peggior nemica del dolore. Però io spesso col dolore racconto anche la speranza. Io ne sono un umile, piccolo esempio di uno che ce l'ha fatta. Però ci sono parecchi che ce la fanno e che non fanno notizie. Fa notizia più chi è protagonista del dolore, ma uno che si salva, chi gli interessi. Però ci sono, esistono.